Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere questo orecchino, un orecchino con una forma un pochino particolare ed anche con una incastonatura un pochino particolare perché è l'incastonatura minimal che ho presentato qualche tutorial fa, diciamo, in qualche video precedente. Così, giocando con le perline, con i cipollotti e con un cabochon ovale, è venuto questo orecchino. Vedete, ha una forma un pochino convessa, abbastanza contenuto. Mi è piaciuto. E quindi vengo a fare il tutorial di questo orecchino, faremo il gemello chiaramente, che ho chiamato orecchino Zara. Allora vi dico il materiale che occorre. Intanto un cabochon ovale. Io sto utilizzando dei cabochon ovali che comprai dal famoso Tintin di, eccolo qua, 18x13. Sono in resina, molto leggere e per un orecchino tutto sommato vanno molto bene. Poi avremo necessità di due misure di cipollotti, pochissimi 3x4 e anche pochissimi, eccolo qui, 2x3. Questi sono un pochino più piccolini. Poi serviranno, io sto utilizzando le Toco, ho fatto tutto tranne le 15.0, ho utilizzato le Miyuki, però diciamo che ho utilizzato tre colori di Toco, ma il colore principale è questo, il PF557. Gli altri sono veramente pochissime rocaglie, tanto per dare un pochino di colore, ma potete fare anche tutto di un colore, non, diciamo che così viene un pochino più allegro, ecco. E quindi un colore è questo Starlight e poi ho utilizzato pochissime rosa sempre della Togo, le PF553, le Pink Lilac e poi anche qui pochissime PF581 Galvanized Violet. Ok, ma come ripeto, io le ho inserite così, potete farne anche a meno. Invece delle 15.0, per l'incastonatura userò queste, le 1052 della Miyuki. E sempre della Miyuki, per questo abbellimento che ho fatto intorno, una specie di zigzag, mi comincia a piacere tanto questo tipo di abbellimento nelle creazioni. Ho utilizzato queste micro, le 431, sempre della Miyuki sono, queste sono sempre Miyuki. Ok, mi sembra che dunque come filo useremo un Farline da 0,15 Crystal e l'ago quello che voi preferite. Ok, io direi che possiamo iniziare con il tutorial, quindi buon tutorial. Allora, iniziamo con l'incastonatura minimal, poi potete andarvela a vedere nel video dove illustro com'è la incastonatura. Nell'info box vi metterò il procedimento, il link. Allora, iniziamo con 3.11.0 e queste sono le 15, quindi 3.11.0, 2.15 e 3.11.0. E chiudiamo il cerchio.
Poi rientriamo in queste rocaglie, tutte quante. È un'incastonatura che mi piace molto, devo dire, perché consente di far vedere poi una parte di cabochon o di rivoli che nell'altro caso viene coperta. È una, diciamo, un'incastonatura molto leggera. Ecco, fatti i nodi, dobbiamo risalire fino alle rocaglie 11.0. Faremo giusto un paio di giri per farvi vedere com'è questo tipo di incastonatura, però poi vi consiglio di andare a vedere il video perché è molto più semplice. Altrimenti poi il tutorial diventa un pochino lungo. Ecco, ci troviamo con le due rocaglie 15.0. Quindi iniziamo con 2 15.0 e 4 rocaglie 11. Ecco, e ci inseriamo in queste due rocaglie che diventeranno laterali. Poi nuovamente scendiamo attraverso le rocaglie 15 e scendiamo nelle due rocaglie 11. E anche qui, inseriremo in questo caso 4 rocaglie. Vi ricordate, vi avevo detto, se vi trovate vicino alle uscite dalle rocaglie 11 dovrete inserire le rocaglie 11 e poi le rocaglie 15. Ecco qui, e sempre ci inseriamo nelle due rocaglie 15 laterali. Ok, di questi diciamo modulini per incastonare il rivoli dobbiamo farne 11, quindi ci vediamo fatti 10 e poi faremo insieme l'undicesimo. A dopo. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cerchietti ed ora chiudiamo a cerchio inserendo. Noi usciamo dalle due rocaglie laterali 11.0, prendiamo 2 11.0 e ci inseriamo nelle due rocaglie laterali. Così. Poi prendiamo 2 rocaglie 15. E ci inseriamo sempre nelle due rocaglie laterali. Ecco, e abbiamo praticamente fatto questo cerchio. Poi rinforziamo leggermente, passando il filo un'altra volta in queste ultime due rocaglie che abbiamo inserito. Siamo entrati, entriamo nella seconda e poi nuovamente nelle due rocaglie laterali. E a questo punto ci inseriamo per fare il secondo giro nella parte sottostante. Ecco. Adesso, piccolo controllo, guardiamo. Vedete che la incastonatura è perfetta, entra perfettamente. Ok. Per fare la parte sottostante dobbiamo iniziare con 2 rocaglie 11, 2 rocaglie 15 e 2 rocaglie 11.
proseguiamo facendo poi tutti quanti gli archetti in tondo. Una cosa, se guardate il video del tutorial, qui non ho messo nessuna rocaglie, le ho lasciate così libere esattamente come sono, quindi non dovete mettere nessuna rocaglia, ok? E anche dietro non c'è necessità, va bene? Rimane più grazioso, ecco, più aperto. Allora, ci vediamo una volta terminato anche il secondo giro per l'incastonatura. Ecco qui, abbiamo terminato praticamente la incastonatura. Noi usciamo dalle rocaglie 15-0, attraversiamo le 11-0 laterali al motivo, poi prendiamo anche le 11-0 di base del primo giro, dopodiché andremo a prendere quelle laterali. Ecco, questo è proprio il finale. A questo punto però, prima di inserire le due rocaglie 15-0 che finiscono l'incastonatura, dobbiamo inserire il cabochon. Dobbiamo avere una semplice accortezza, che è questa. La parte centrale del cabochon deve combaciare con una di queste due rocaglie 11-0. Eccole qui. Quindi dobbiamo soltanto stare attenti a che, ma lo possiamo fare anche una volta chiusa tutta quanta l'incastonatura, lo centriamo un pochino. Sarà centrato soltanto da una parte, perché sono 11 motivi e quindi ci troveremo con una centratura. Ecco, io direi che già questa parte dovrebbe venire centrata. Vediamo un pochino, ma lo possiamo fare in corso d'opera. Ecco, dobbiamo entrare nuovamente nelle rocaglie laterali del motivo precedente. Ecco, e chiudiamo così semplicemente. Prima di rinforzare, chiaramente ci conviene centrare il cabochon. Ecco, lo possiamo centrare qui. Adesso questo perché la parte dove noi poi inseriremo la monachella sia dritta, in maniera tale, ecco, che sia proprio precisa sull'ovale, soltanto per questo motivo. Eccolo, secondo me è perfetto. Eccolo qui, sì, così va bene. Rinforziamo un pochino questa parte di incastonatura e poi, come vi ho detto, non dovete aggiungere, a differenza della incastonatura minimal dove io inserivo delle rocaglie, qui non va messo niente perché è incastonato benissimo. Se osservate, l'incastonatura è perfetta. Ecco, dovete semplicemente controllare che questa parte sia perfettamente centrata. Insomma, ci si riesce bene. Ok, vedete, questa parte qui sarà, ecco, la centriamo anche sul davanti, sarà dove noi inseriremo la monachella. Ok, perché invece in basso noi avremo un vuoto. E va bene, possiamo anche inserire la monachella, però per il tipo di lavorazione l'inserimento andrà fatto da questa parte. Ok, abbiamo, e anche qui non mettete niente perché è carino così, vedete? È una bella incastonatura perché fa vedere tutti i lati del cabochon dove normalmente noi invece inseriamo delle rocaglie per chiudere. Adesso
noi stiamo uscendo in su, dovremmo andare sulle due laterali e andiamo a chiudere tutti questi vuoti che ci sono nella lavorazione. Prendiamo delle rocaglie, sempre le 11.0, eccole, color rosa, ne servono pochissime. Allora, prendiamo una 11.0 color rosa e ci inseriamo nelle rocaglie che ci troviamo in orizzontale. Poi prendiamo una rocaglia rosa e ci inseriamo sempre nelle rocaglie in orizzontale. Ecco qui. Poi ci inseriamo ancora nelle rocaglie in orizzontale e inseriamo una rocaglia rosa. Direi che è un motivo molto molto semplice che potete anche tranquillamente continuare da sole. Abbiamo terminato l'inserimento delle rocaglie 11.0. Vedete, usciamo dalla rocaglia rosa, togliamo le rocaglie rosa che per ora non ci occorrono e prendiamo sempre le rocaglie 11 color oro. E ne prendiamo tre, anche vedrete che è una lavorazione molto molto semplice, però alla fine viene un orecchino un pochino particolare, ecco. Poi ne prendiamo altre tre e ci inseriamo sempre nella rocaglia rosa. Poi ancora tre, e anche questo è un passaggio talmente semplice perché andrà fatto tondo tondo su tutte le rocaglie rosa che potete anche proseguire da soli. Ok, io direi che ci vediamo anche qui una volta terminato tutto l'inserimento delle tre rocaglie 11.0. A dopo. Abbiamo terminato l'inserimento di tutti questi archetti di 3 rocaglie. Dobbiamo andare sulla rocaglia centrale dell'archetto di 3 e prendere i cipollotti 2x3. Ne servono pochissimi. E quindi noi usciamo da questa rocaglia centrale, eccolo, e ci inseriamo nella rocaglia centrale dell'archetto successivo. Così. Poi prendiamo un altro cipollotto e ci inseriamo sempre nell'archetto, nella centrale dell'archetto successivo. Un altro cipollotto e andiamo sempre nell'archetto successivo. Ecco, non vi preoccupate perché poi il filo si nasconde e possiamo fare questo lavoro tutto in tondo fino a ricongiungerci con questo cipollotto. Anche qui lavorazione molto semplice. Dopo stiamo inserendo l'ultimo cipollottino. Ecco, 2x3. E abbiamo praticamente inserito tutti quanti i cipollotti. A questo punto dobbiamo semplicemente togliere i cipollotti 2x3, poi ce ne servirà soltanto uno. E arrivati a questo punto, vedete, dobbiamo prendere nuovamente sempre le 11.0. Prenderne 3 usciamo da questa rocaglia in questo senso, rientriamo nella stessa identica rocaglia, quella centrale dell'archetto sottostante,
inserendo le tre rocaglie e facendo questo piccolo motivo, vedete? Dopodiché passiamo sopra dentro nuovamente il cipollotto e poi ci inseriamo nuovamente nella rocaglia e facciamo un altro motivo sopra. Anche questo è un piccolo motivo. E questo secondo passaggio sui cipollotti ci consente di rinforzare un pochino questo giro di cipollotti. Ecco, passiamo e facciamo nuovamente questa piccola crocetta a rò. Eccola qui. E poi passiamo all'interno del cipollotto e nella rocaglie centrale successiva. Anche questo è un passaggio veramente semplice. Anche le principianti riescono a farlo tranquillamente. Ecco qui, e diciamo che ci possiamo vedere una volta terminato tutto questo inserimento di tre rocaglie sopra la rocaglia centrale dell'archetto sottostante. Ok? A dopo. Ecco qui, inseriamo le ultime tre rocaglie 11.0 e attraversiamo il cipollotto. Attraversare e arrivare al vertice delle tre rocaglie e prendere le rocaglie viola, sempre 11.0, vedete, sono sempre le round 11.0. Potete anche utilizzare le rosa, io le ho fatte così tanto per il colore. E poi dobbiamo iniziare con i cipollotti o le rondelle 3x4. Eccoli, già li ho presi. E allora ci siamo portati sul vertice di questa rocaglia. E prendiamo una rocaglia 11, un cipollotto ed una rocaglia 11 e ci andiamo ad inserire nella rocaglia 11 del vertice successivo. Ecco, ci andiamo anche a posizionare sopra il cipollotto 2x3 che abbiamo sotto. Quindi ancora una rocaglia 11, un cipollotto 4x3 ed una rocaglia 11 e sempre andremo sul vertice delle tre rocaglie che abbiamo inserito nel giro precedente. Come vedete, un pochino tende a formare una lavorazione un pochino convessa. Quindi prendiamo sempre una rocaglia, un cipollotto ed una rocaglia e ci inseriamo nel vertice. Non tirate in maniera eccessiva, comunque più di tanto non piega, anche se tirate, però insomma deve essere, ecco, una lavorazione leggera. Io direi che anche questo è facile, ci dobbiamo trovare a questo punto, perché qui vi farò vedere come lavorare dove inserire la monachella. Quindi mi raccomando, fermiamoci a quest'ultimo inserimento, qui lasciamolo libero. A dopo. Ecco qui, abbiamo terminato l'inserimento sia delle rocaglie viola che dei cipollotti lilla. A questo punto dobbiamo formare una lavorazione diversa per inserire poi la monachella. Quindi prendiamo due rocaglie rosa. Adesso lavoriamo con le rocaglie rosa. Un cipollotto ed una rocaglia rosa, cipollotto piccolino, il 2x3, e ci andiamo ad inserire nella
rocaglie di vertice del gruppo di tre che abbiamo lavorato due giri nei due giri precedenti. Ecco qui, vedete? Quindi è leggermente diverso rispetto a tutta la lavorazione in tondo. Poi attraversiamo la rocaglie viola e il cipollotto e la rocaglie viola e sopra la rocaglie color oro inseriremo una rocaglie rosa. Ecco, praticamente riattraversiamo e rinforziamo questo giro e inseriamo una rocaglie rosa, sempre sopra il vertice di questo motivo a roux che avevamo fatto nei due giri precedenti, chiaramente. E poi prendiamo un'altra rocaglie rosa e ci andiamo sempre ad inserire nella rocaglie viola, nel cipollotto e nella rocaglie viola. Anche questo è un passaggio. Ecco, tendiamo però a mandare il lavoro, vedete, in questa direzione. Quindi proseguiamo inserendo soltanto una rocaglie rosa sopra tutte le rocaglie oro che abbiamo. Io direi che ci possiamo vedere dopo. Ecco qui, abbiamo terminato l'inserimento delle rocaglie rosa tra le rocaglie viola. A questo punto siamo nell'ultimo cipollotto dopo la rocaglie viola, prima del cipollottino di vertice dove inseriremo la monachella. Prendiamo una rocaglie rosa, perché qui andrà inserita la rocaglie rosa. E entriamo nelle altre due rocaglie rosa. Poi faremo l'archetto per la monachella e quindi prendiamo 4 rocaglie, sempre 11, ma poi questo è a vostro gusto, se preferite mettere le 15 va bene ugualmente. Ecco, e ci inseriamo nelle due rocaglie rosa immediatamente dopo il cipollotto. Poi sulla rocaglie color oro inseriremo la rocaglie rosa e a questo punto abbiamo inserito tutte quante le rocaglie rosa. Adesso ci portiamo sopra la rocaglie rosa. Ecco qui, forse qui 4 sono poche, ma no, per mettere la monachella sono sufficienti. 4, 5, 6, poi voi mettete quello che volete. Ok, allora ci troviamo su questa rocaglia rosa. Prendiamo le micro, le 15-0 verdi. E ora lavoreremo con le rocaglie verdi, faremo questo motivo di abbellimento e poi praticamente abbiamo terminato l'orecchino. Come avete visto è molto semplice. Quindi prendiamo 4 rocaglie 15, 3 e 4, eccole qui, e ci inseriamo. Così esce anche un pochino fuori nel cipollotto 2x3 che abbiamo sotto il cipollotto grande. Ecco qui. Abbiamo inserito i primi 4, le prime 4 rocaglie 15. Ne prendiamo altre 4, eccole, e ci inseriamo nel cipollotto rosa. Ecco questo qui. Poi prendiamo altre 4, 1, 4, eccolo, e andiamo ad inserirci nel cipollotto e
tiriamo bene, perché questo tipo di abbellimento darà anche una bella consistenza al lavoro. Eccole qui, 4. E ci inseriamo nella rocaille rosa che abbiamo appena inserito nel giro precedente. Ecco qua. Poi prendiamo altre 4 rocaille. E ci inseriamo nuovamente nel cipollotto sottostante. Eccolo qui. E tiriamo bene. Altre 4. Ora ve lo faccio vedere un'altra volta, ma mi sembra veramente molto molto semplice. E ci andiamo ad inserire nella rocaglia rosa. Ecco, praticamente questo inserimento dà una bellissima consistenza al lavoro, proprio bello fermo fermo. Qui è un pochino più morbido, invece vedete qui è più fermo. E quindi proseguite fino ad arrivare a questo punto, poi vi faccio vedere. Ok, a dopo. Abbiamo inserito le rocaglie 15-0 e siamo entrati nel cipollotto. Ora vi volevo far vedere come viene la lavorazione qui sul vertice. Intanto prendiamo sempre 4 rocaglie. Eccole. E ci inseriamo in questa rocaglia rosa. Poi saliamo sopra le rocaglie e facciamo già un piccolo rinforzo sulle rocaglie dove inseriremo la monachella. Qui inseriamo un'altra rocaglia color oro per avere un pochino più di spazio per la monachella e poi nuovamente scendiamo fino ad attraversare tutte e tre le rocaglie rosa. Quindi qui ci troviamo sulla rocaglia rosa sopra la rocaglia oro del gruppetto di 3 e su questa inseriremo altre 4 rocaglie 15-0 e andremo a prendere la cipolletta o il cipollotto che abbiamo qui sotto. Così diciamo che con questo tipo di lavorazione escono tutti fuori, altrimenti rimanevano un pochino interni e invece così si vedono bene. Poi prendiamo altre 4 rocaglie, eccole, e dal cipollotto risaliamo alla rocaglia rosa e praticamente l'orecchino Zara è terminato. Dovremmo semplicemente inserire la monachella e chiudere il filo passandolo qui attraverso le varie rocaglie e i cipollotti e chiudere con dei nodini. Vedete come risulta un pochino in posizione, un pochino convessa, comunque è un bell'orecchino molto, come dire, consistente, non è assolutamente una lavorazione morbida. Eccoli qui. Quindi qui dovremmo semplicemente inserire la monachella e l'orecchino Zara è terminato. Avete visto che la lavorazione è facilissima, però l'effetto secondo me è molto carino. Ok, io spero che il tutorial degli orecchini Zara vi sia piaciuto, mi piacerebbe vedere qualche vostro lavoro, un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao!